Grazie Presidente. Allora, ci tenevo, dopo aver sentito parlare di numeri per tutte queste ore, ci tenevo a fare un intervento invece sul significato delle parole, perché le parole influenzano il pensiero e viceversa. Allora, abbiamo sentito l'opposizione, tutta l'opposizione destra-sinistra, ripetere più volte il termine, l'attributo falso in relazione a questo bilancio. A questo bilancio consolidato, falso, non veritiero. Falso perché c'è il 30% delle partite di AMA e il 70% delle partite di ATAC che non sono state riconciliate. Beh, allora noi diciamo falso sarebbe stato se in questo bilancio consolidato ci fossero state il 100% delle partite riconciliate di AMA ed ATAC a fronte invece di partite del 70% in ATAC e del 30%, e del 70% in AMA e del 30% in ATAC riconciliate. Questo sarebbe stato falso. Ma siccome il lavoro della ragioneria è stato puntuale, è stato onesto, talmente onesto da venire in commissione bilancio a presentare questo consolidato, sottolineando più le partite non riconciliate piuttosto che quelle riconciliate. E questo doveva essere apprezzato, apprezzato dall'opposizione, apprezzato da tutti, dai cittadini, perché questa è la verità. Questo bilancio fa una fotografia, un'istantanea. Noi stiamo giudicando il mezzo e non il contenuto. Noi stiamo giudicando la fotografia e non ciò che la fotografia rappresenta. Stiamo giudicando l'istantanea e non la storia che questo bilancio ci racconta. Allora, ci può non piacere ciò che questo bilancio racconta, ma non ne ha colpa. Non ne può avere colpa. Non ci piace il fatto che questo bilancio racconti che delle partecipate si sono indebitate, hanno speso più di quello che potevano facendo pagare ai cittadini romani. Non ci piace, ma non è falso. L'obbligo di riconciliazione è stato sancito nel 2012. La norma stabilisce che le eventuali discordanze devono essere motivate. E che l'ente, senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, deve assumere i provvedimenti necessari ai fini di riconciliare le partite debitorie e creditorie. Tale prescrizione è stata puntualmente disattesa negli anni. E i pareri ai bilanci di quegli anni? Positivi. Le riconciliazioni di quegli anni? Quali riconciliazioni di quegli anni? Non sono riconciliazioni vere in quegli anni, non sono false in quegli anni. Semplicemente in quegli anni le riconciliazioni non ci sono, non esistono e quindi non possono essere né false né vere. Quando è che assumono una forma? Quando qualcuno dà loro forma. E questo l'abbiamo fatto noi oggi. Abbiamo dato una forma a queste riconciliazioni, abbiamo fatto una fotografia degli anni pregressi, che può non piacere, non piace neanche a noi. La storia passata non ci piace, ma ci serve perché siamo qui per poterla cambiare. E grazie a questo bilancio consolidato, noi lo faremo. Grazie.